Dopo Final Fantasy VII, Marvel's Avengers e Cyberpunk 2077, un altro atteso gioco è stato posticipato in quella che è diventata ormai la stagione dei rinvii. Dying Light 2, precedentemente previsto per questa primavera, è stato rimandato a data da destinarsi attraverso un comunicato che il CEO di Techland ha pubblicato sui canali del team di sviluppo polacco. Il comunicato dice: "È stato un anno intenso per noi, mentre continuiamo a lavorare a quello che è il progetto più grande che abbiamo mai realizzato. Puntavamo inizialmente a uscire nella primavera del 2020 con Dying Light 2, ma sfortunatamente abbiamo bisogno di più tempo di sviluppo per dar vita appieno alla nostra visione. Avremo più dettagli da condividere nel corso dei prossimi mesi e vi terremo aggiornati appena ci saranno maggiori informazioni. Chiediamo scusa per questa notizia spiacevole, la nostra priorità è offrire un'esperienza che sia all'altezza dei nostri elevati standard e delle aspettative che avete voi, i nostri fan." State sintonizzati e grazie a tutti i fan in giro per il mondo che dimostrano continuamente supporto, pazienza e comprensione. Insomma, a differenza degli altri posticipi avvenuti nei giorni passati, non c'è stavolta una data d'uscita ben precisa, e il fatto che il comunicato parli di mesi di attesa per nuove informazioni potrebbe avvalorare la teoria che Dying Light 2 avrà a questo punto una data d'uscita molto più vicina a quella delle console di prossima generazione. Quando abbiamo provato Dying Light 2 nel corso delle fiere e dei press tour, il nuovo gioco sviluppato da Techland ci ha fatto un'ottima impressione e a oggi è senza dubbio tra i titoli più attesi dalla redazione nel corso del 2020. Per questo non vediamo l'ora di scoprirne di più e speriamo che questi mesi di ritardo aiutino lo sviluppatore polacco a realizzare un'esperienza di gioco indimenticabile. Per tutte le news legate a Dying Light 2 vi invitiamo a seguire multiplayer.it e il canale YouTube, mentre a questo punto ci chiediamo: quale sarà il prossimo gioco a essere posticipato? Noi tremiamo.